when I left Stillwater for the Senate, Monica Hughes, never to forget my hometown roots. My husband gave his life defending Stillwater from gang violence. Comunque mega scuro tutto, è tutto scuro. Io ti giuro che appena finisce sta cazzina aumentiamo di nuovo la luminosità perché non si vede nulla. Non si vede nulla. Aiuto! Chi vuoi che siano i nostri nemici? Oh, la macchina! Sì, ma noi sparare no, Facciamoci sparare addosso, ma non spariamo dietro, Che bello che è Killbane. E comunque, finché è scriptata, i lanciarazzi distruggono qualsiasi cosa. Se però li lanci tu su un ponte nella vita e nel gioco, non si distrugge neanche morto. Quella. Alla fine quello che ci ha perso di più è Killbane. Cioè, non è riuscito a ucciderci e ha ucciso tutti i suoi uomini. Però alla fine un colpo ce l'ha assestato, dai. Un colpo è riuscito a tirarcelo. Blu blu blu. Whoever this crew is, they flow pretty damn good. They're Killbane's thugs. Kill who? He's the syndicate's attack dog. What he did to Johnny's funeral. That's over the fucking limit. Madonna mia, che fangirl che è Shonny però di Johnny, No rules? I can work with that. Mi fa piacere. Watch us. Let's relax, Shondi. All right, big man, what do you got? Racimolare altra gente? As much as you do. I will take you to them. Bravo ragazzo. Can you believe it? On my husband's bridge. No, I will not come down. I am heading back to the hill. Book an emergency session. God damn it, this is war. Brava Monica. Who's up first? Picking up a girl named Kenzie Kensington. The Deckers are holding her on a barge on the river. What's her deal? Oleg said she was with the FBI. Is that some kind of joke? Don't stress. She was kicked out. So we're getting a shitty Allora. Oh, don't start hating because we're getting a new girl. Are you serious? I'm not saying. I'm just saying. I'm not jealous. Sì. Who said jealous? Certo, come no. That's all on you, girl? Oh my God. Either get a room or tell me about Kinsey. Oleg didn't give me all the details, but he made it sound like Kinsey was about to out the syndicate, so the Deckers set her up for a fall. I hope she's worth the hassle. La telecamera. You gotta get on that barge. È troppo vicina sulla barca la telecamera. Ecco che stiamo arrivando. Stiamo arrivando. Non vi preoccupate. 3, 2, 1. Si vola! Madonna, ne ho investito uno con la barca. Voglio quella spada, no, santo kidding. Dio. Don't these chavs know Neo Cyberpunk was so last decade? Neo Cyberpunk? What? I didn't say anything. Find that bed. Ok, voglio Have a nice day, i loro mate. Mitra e la loro spada, io, assolutamente. Ecco fatto. Stronzetti in meno. Che probabilmente, allora, io ho sempre fatto così, ma in teoria tutto quello che devi fare. Aspetta, arrivo. Ragazza pragmatica, mi piace. So what do you want with me? You don't look like feds. A parte che è mega diversa, però è carina. Mi piace come l'hanno fatta. È caruccetta. Well, the DeWinters are keeping Zemos at safe word. Right. What? The DeWinters are the twin sisters that run prostitution in Steelport. Zemos was their competition, so the sisters locked him up. And Safeward is just a BDSM club that caters to various acts of perversion. The name comes from... We got it. Mine's Teacup. I'll get her out of here. Have fun at the Gimp... Grazie, Shondi.
Divertitevi là. Vabbè, grazie. Quanti soldi abbiamo? Giusto per curiosità. 8.000 dollari. Cosa ci posso comprare con 8.000 dollari? La rigenerazione dell'energia per 18. La notorietà dei Decker. Compriamoci lo sprint che ci fa sempre utile. Possiamo ridurre con 8.000 i danni da proiettile ancora, quindi aspetterei. E abbiamo la ricarica più rapida e le munizioni per gli speciali. Va bene. Direi che per ora possiamo aspettare. Oh, aspetta che raccolgo il denaro. Grazie. Ecco fatto, ti rispondo io. Di nulla. I'm used to rolling with three. I think I know someone who'd help, but I gotta find him first. I'll call you when I have a location. Brava ragazza, già mi piaci. Che poi Kinsey mi piace in tutti i sensi, sia come ragazza sia come personaggio. Stop talking. Cool, so defensive. Did I hit nerve? Shut up. Dai, ma stai zitto. Mamma mia, ma in sta città guidano tutti in modo terribile. Veramente male, terribile. Eccoci qua. Nella zona delle prostitution. E ora si entra dentro a fare un po' di casino. Però aspetta, aspetta, aspetta. Ah, non abbiamo Molotov, peccato. Mi dispiace, ma gente nuda che sta qui vicino a me io non ne voglio. Anche perché sennò poi mi bannano. No, beh, per fortuna non sono nudi. Per fortuna non sono nudi. Ok, allora io direi di entrare subito qua. Con questo. Ehi, tu! Tell me where Zemos is or I'll beat the fuck out of you. Ma no! Unexpected. The manager's upstairs. Hey, no! Just take me. I've been bad. Va bene, ti colpisco, aspetta. Ha chiesto lui. L'ha chiesto lui, eh. Quindi, il tizio è di sopra, abbiamo detto. Ovviamente, dove si troverà? Nella zona in cui ci sono più nemici. Vediamo se è qui. Ehi, sei tu il proprietario? Polizia! Are you the manager? I don't know anything. I'm just here for a bachelor party. Beh, certo, come no. Tieni, vai via. Ah, Dio mio. Io volevo solo lanciarlo. Volevo lanciarlo col triangolo, non ucciderlo, poverino. Allora, eccoci arrivati. Il direttore si trova qua dentro. Anything else, sunshine? Madonna mia. Ehi, tu. I need to find Zemos. If I say anything, the De Winter sisters will cut me off. Stop talking, or other things are gonna get cut off. He's in the pony barn. Right? Sì, va benissimo, tranquillo, non ti uccido. Madonna mia. Allora, sto fucile fa veramente cagare, come dicevo. Ma quelle poche volte che siamo a questa distanza, bene o male, il suo danno lo fa. Perfetto, almeno quello. Never see this place again. It'll be too soon. Ecco qua. Hai dell'igienizzante per le mani? No, direi di no. Non Pierce. Vabbè, Pierce è un po' un fighetto, quindi magari ce l'ha. Beh, direi di sì. Ma c'ha i capelli bianchi? Ma l'hanno fatto con i capelli bianchi, Zemos? Ma no, aveva i capelli neri, Zemos. Credo sia la luce, spero sia la luce. Dio mio. Allora, aspetta che... Ecco fatto che esplode esattamente come una macchina. Perché fare un'animazione diversa del tizio che muore al posto di esplodere era forse troppo difficile, vero? Non penso che funzioni in quel modo. Eh beh, effettivamente. In che modo funziona sto calesse? Grazie di avermi aiutato. Sorry about making you, you know, pull us around. This is a rescue, right? Eh sì. Seen some elaborate setup for a gang bang. Bang. Why you gotta put that image in my head, bro?
Oh, I'll go with rescue then. I would shake your hands, but them floors were a little sticky, if you know what I'm saying. Lo capisco, lo capisco. I'm good. Find a moist towel or something. What's up? Sputati sulle mani. Brava ragazza. Sei appena arrivata e già sei utile molto più di altre persone. His name's Angel De La Muerte. He was Killbane's tag team partner until he went crazy. Till who went crazy? Andiamo di qua. I should probably look into that. The point is, Angel hates Killbane more than you do. He should be willing to help. Where is he? Va bene. That's the tricky part. The luchadors are attacking him at the gym right now. You should probably hurry before he gets killed. Va bene, andiamo a raggiungerlo subito allora. You have too many questions. Hurry up, you're on the clock. Dove dobbiamo andare? Destra, sinistra, sopra, sotto? Di là, perfetto. Siamo a 2 chilometri di distanza. Mai più, mai. Non nominare mia madre. Come on, Z, time to mount and rescue. Don't say mount. Da poverino. If you didn't just bust me out, I'd be walking. Ne starei andando. E eccoci quasi arrivati alla palestra di Angel della Muerte. Che tra l'altro Angel viene ovviamente citato solo in questo gioco, ma poi nel 4, nel Got Out of Hell, non ne parla più nessuno, no, non frega niente a nessuno di sto personaggio, poverino. Almeno Zimos lo nominano più volte, dicono Zimos, queste cose qua. Però poi nell'effettivo gigante, nell'effettivo, come stavo dicendo, di Angel, quello l'abbiamo appena ammazzato investendolo fra un camion e una macchina gigante. Becca di questo. Puff. Pezzo di merda. Ecco fatto. Sei troppo sicuro dei tuoi muscoli, mio caro. Ecco fatto. Oi, questo... Ah, era Angel, scusami. Scusami. Ehi, 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 tutto bene? Non volevo spararti, ti giuro. Madonna mia, ma sembra Oleg. Ah no, è Oleg. Scusami, mi ero dimenticato che c'eri anche tu in questa missione. Stupido Oleg, non dovevi lanciarmi la macchina lì. Allora, fermo, che ce n'è ancora uno. Ecco fatto. Uff. Ecco, risolto Oleg, tranquillo. Angel l'ho visto entrare, quindi direi che dobbiamo raggiungerlo. Angel, sei ancora vivo? Eccolo, sta scappando. Ma scusami, sei appena uscito con col coso. Sei appena uscito con il col fucile. No, non mi piace, Angel. L'hanno fatto un po' paciocco. L'hanno fatto un po' gonfio di faccia. Ti dirò che non mi fa impazzire. Father, leave this imposter to me. Vai pure. That means everyone else is on us. I'm going for another call. Ma perché non parlano? Aspetta. Ah, ecco. You are no child of mine. Just an abomination. Oh, il fuoco, il fuoco. Che succede? Perché continua a girare su se stesso? Dai. Voi continuate pure a venire fuori. Oh, aspetta allora che saliamo. Saliamo di sotto anche se siamo un filo a corto di munizioni. Cambia arma. Sì, sì, pensaci pure tu. Io intanto vado ad ammazzarlo. Perfetto, è andato giù lui, quindi direi che non c'è problema, giusto? Dove sei? Ecco, fatto. Liberiamoci di un po' di gente. Madonna, ne hanno fatti belli grassotti i Luchadores, eh. Chi è che è morto? Allora, aspetta, aspetta che devo... Porca puttana. Vabbè, mi tocca, Madonna mia, che male. Tirati su. Bravo, ragazzone. I've got your back.
Ma non aveva detto Oleg che ci pensava lui? Oled, tra l'altro. Oleg, Oled. Ui, calmo, calmo, calmo. Devo tirare su lui. Sono morto. Non ho fatto in tempo. Era proprio davanti, non potevo farci nulla. Morivo io o lui. Non c'era altra alternativa. Io starei giù stavolta. Facciamo le cose per bene. Sì, sì, se lui scende, guarda, mi fa un favore. Non mi puoi colpire. Ora mi puoi colpire. Ok, qua sono al sicuro. Carica, carica. Bastardo. Ok, calmi. A parte che con questa qualità è palesemente Heavy di Team Fortress lui. È palesemente Heavy di Team Fortress. Di nuovo Angel, ma porca di quella miseria. Aspetta che arrivo. Ecco te. Vedi di stare su, mi raccomando. Carica, carica. Ecco fatto, così mi prendo un sacco di punti extra dal fucile. Santo Dio, dove sei? Aspetta, vieni, 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 Oleg. Oleg, prendi quel minigun. Porca di quella. Merda. Dove sono finito? Mi sono incastrato da qualche merda di parte. Porca di quella. Aia. Oleg, prendi quel minigun. Prendi quel minigun o ferma lui, eh. Eccolo, eccolo. Arrivo. Bravo ragazzone. Uff, santo Dio, ce n'è ancora uno sopra, vero? Dove? Non lo so. È andato. Perfetto, nuovi membri della gang. Gentlemen, Philippe is dead and we are at a crossroads. Guarda che carine che sono Viola e Kiki. Who will lead the syndicate to a new era? Viola and Kiki were Mr. Loren's right hands. Madonna mia, che male. Someone else in mind. Excuse me? The syndicate has to answer for what they did. And this time, we're taking the fight to them. Since we don't know Steelport, I brought in some people who do. This is Kinsey, Zemos. Zemos coi capelli bianchi, però mi fa stranissimo. We need a general, not an ambassador. Calm down, Eddie. Come mi hai chiamato? Did you call me? What would you like us to do, Kilbane? Something. Anything. Before I wonder why I keep you bookends around. Talk to one of these guys, they'll have things for you to do. It's our time. Che strano che è Angel. Angel l'hanno fatto paciottone, quando in realtà era più asciutto. Era più asciutto di vita. Diviso, ritorno a Steelport. $8,800 sono ottimi e 10 di rispetto. Abitazione di Angel, abitazione di Zemos e abitazione di Kinsey. E il penetratore nel nostro inventario, grazie. Nuovi vestiti per la gang. Benissimo, quindi signori, vi ringrazio tutti per avermi seguito come al solito se mi avete seguito. Se volete dirmi qualcosa sempre qua sotto, noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!